Eccoci qui nella. Ora parleremo di Sailor Jupiter. Come potete vedere, Sailor Jupiter è stata fatta bene, secondo me. Nessun colore, quindi è tutta fatta proprio bene, bene, bene. Anche sotto vediamo tante cose. Comunque vedo, i colori sono uguali all'originale, Sailor Jupiter. Il suo piedistallo, appunto, l'avevo fatto vedere prima, con Sailor Moon era rosa, pensavo che era il suo, Sailor Moon invece no. Eccolo qui il suo libro quarto, il simbolo di Giove, numero quarto, in ordine. Sailor Jupiter ci dice, ovviamente inizio, sembra uguale, poi c'è una specie di scheda personale della Sailor, quando è nata, segno, potere. Poi qui parla di Makoto in giapponese, Morea in italiano, di Sailor Jupiter e poi infine ovviamente di Giove, il pianeta. Eccolo qui. E poi infine c'è questo. Se non l'avete visto Giove, lo rifaccio vedere. E infine qui c'è la sua penna di trasformazione dell'anime vintage. Ovviamente. Eccoci qui. Stavamo parlando di Sailor Jupiter, ho avuto problemi con la fotocamera e vi faccio vedere davanti e indietro, quindi c'è il verde, quindi tutti e tre i libricini delle Sailor. Quindi questo è il quarto, quello di Sailor Jupiter, il quinto è quello di Sailor quarto, di tutti i colori differenziati che sono uguali. Dopo parlare di Sailor Jupiter parliamo di Sailor Venus. Eccola qui. Anche qui come Sailor Mars è stato fatto un errore. È stata fatta, è bene, è fatta bene. Secondo me c'è l'errore del fiocco blu laterale. Stessa cosa l'ha fatto la Giochi Preziosi nella sua versione del 95. C'è il fiocco blu laterale. Invece in realtà è giallo, come voi sapete, giallo con il suo piedistallo. Sailor Venus, come potete vedere, c'è il simbolo Venere, numero 5, invece Milord era il numero 6. Milord è bianco, Tuxedo Mask c'è la rosa. Tornando a Sailor Venus, come potete vedere, l'inizio è uguale. Qui abbiamo una carta di identità della guerriera, qui parla, ci parla di Makoto era Sailor Jupiter, ora non mi ricordo la versione giapponese di Marta. E poi ci parla della sua identità Sailor Venus. Poi qui di Venere. Venere che vi informo che dal 2002, qui è una cosa di astronomia, questa è la sua penna nell'anime vintage. Venere dal 2002 il pianeta è stato scoperto, io l'ho scoperto da un paio di tempo fa su Wikipedia, che la forza gravitazionale del pianeta ha catturato un asteroide che passava da quelle parti, come possiamo dire, per tra un periodo di anni. Cioè che cosa è successo? Questo asteroide ora gli gira attorno al pianeta come se fosse un satellite. Però gli scienziati hanno detto che fra un paio di miliardi d'anni, un tot d'anni, questo asteroide si distruggerà, non so che cosa succederà, che cosa si autodistruggerà questo asteroide, oppure la forza gravitazionale del pianeta lo farà sbriciolare, ora non so. Comunque c'è questo asteroide che gira come se fosse un satellite, un pianeta. Sailor Venus, tornando a noi, Sailor Venus è stata fatta bene anche sui capelli biondi, il suo fiocco rosso sui capelli e il suo libricino giallo. Qui Naoko ha voluto rendere più femminile il simbolo planetario, l'ha fatta fuori, qui c'è la mezzanina. Tornando a noi, i libricini, vi faccio vedere tutti i libricini delle Sailor. Sono questi, dimenticate dov'è, eccoli qui, sono 6 tutti,
tutti i bordi sono tutti diversi, tutti i colori di ogni guerriera. Ve li metto in ordine. Eccoli qui. Come potete vedere, Sailor Moon, Rea, Sailor Mars, Sailor Jupiter, Jupiter mi sembra che si dice, Tuxedo Mars e Sailor Venus, questi sono gli ultimi. Allora, io mi auguro che il video vi abbia piaciuto, ovviamente metto anche la confezione, mi auguro che il video vi abbia piaciuto. E mi auguro anche questo. Io spero che sotto a questo video mettete un vostro commento, mettete un mi piace e iscrivetevi alle mie pagine serie su Facebook. Molte persone mi dicono di creare Instagram. Praticamente io ce l'ho Instagram, però non, è un account, diciamo, occupato da, non dalle cose da Sailor, però da un'altra cosa, però posso alternare. Ora vedremo se gli iscritti aumenteranno. Se gli iscritti aumenteranno, io ora farò questa pensata. Per adesso sono Facebook e YouTube, sono i miei canali. Twitter, perché la pagina del mondo se non c'ha un Twitter anche. Quindi ragazzi, ora vi saluto e faccio vedere anche le Sailor, i piedistalli, questi bunny, eccoli qui, sono tutte qui, Tuxedo Mask. Al prossimo video che parleremo, ora non so se parleremo di ancora di Sailor Dolls oppure parleremo di questo, che di Guadagna ed Anelli, la mia collezione Sailor. Quindi ragazzi, vi saluto e ci vediamo al mio prossimo video. Ciao ragazzi, alla prossima!